Amici del tappeto volante, oggi una puntata natalizia, ho 10 regali di Natale che fanno bene a tutti, ma proprio a tutti. Cari amici, oggi è una puntata godereccia, Anna, possiamo dirlo, ciao. Non è una puntata impegnata, non è una puntata che racconta delle storie, come facciamo di solito al tappeto volante, ma a partire da dei prodotti alimentari, da dei prodotti artigianali. E mi sono lasciato consigliare da Anna Maria, la mia collega e responsabile del negozio Pime. Ciao Anna, grazie. Ciao, grazie a te. Perché lei ha un negozio bellissimo che sicuramente molti di voi qui a Milano avranno avuto l'occasione di visitare, ma siccome il nostro pubblico è magari anche più lontano e più grande della città di Milano, abbiamo anche l'e-commerce, abbiamo la possibilità, come dire, di farvi conoscere delle cose, dei regali un po' particolari. Particolari perché, nella logica del nostro negozio, Anna, i proventi di tutta la nostra attività dove vanno certo, a finire? Certo, vanno a finire alle nostre missioni, ai missionari. Quindi sono più di 19 paesi del mondo in cui i missionari del PIME sono presenti, ecco. Partiamo subito con i prodotti che sono tantissimi. Mi sono fatto consigliare per 10 regali. Il primo è il regalo dei regali, assolutamente obbligato. Il nostro panettone. Il panettone del Pime. Allora, già la confezione è intrigante e racconta delle storie dall'India in questo caso. Sì, sì, perché l'involucro è praticamente fatto con dei sari riciclati. Ah, quindi erano vestiti questi. Erano dei vestiti, sì, e li importiamo direttamente dall'India, ci appoggiamo alla prima e più grande organizzazione del commercio equo in India, che è Sasha, e quindi attraverso hanno loro... uno store a Calcutta, mi sembra. Sì, 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 certo, certo, e attraverso di loro importiamo questi sari, che vengono venduti al mercato dalle donne più povere e che hanno bisogno di tirar su qualche soldino, e vengono lavati e sterilizzati per poter essere poi utilizzati come confezione per i nostri splendidi panettoni. Ovviamente il panettone poi all'interno è ricoperto da cellophane. Certo, ovviamente. Certo. È un panettone di 900 grammi, mi 900 sembra, no? grammi. 900 grammi. E ha una storia anche italiana all'interno, perché sì, il produttore, il forno, diciamo così, sì, ovviamente non è in India, ma... No, è italiano, italianissimo. Vieni qui in centro, che sì, ho paura che mi esci dalla telecamera. Sì. Il forno è italianissimo ed è un forno però particolare, perché mi dicevi che anche gli ingredienti che utilizza sono di prima qualità. Sì, lievito madre e qualche ingrediente dell'equo e solidale, quindi zucchero e cioccolato. Tra l'altro la cosa molto bella è che questo panettone aiuta l'India, aiuta l'Italia in un certo modo con dei prodotti di qualità, ma la cooperativa con cui il PIME ha collaborato per realizzare questo panettone è Vario Mondo, che opera da anni in Ruanda. Ruanda, per cui sì, c'è anche l'Africa all'interno di questo panettone, perché loro in Ruanda hanno svariati progetti sociali, hanno una scuola primaria, mi sembra, una scuola secondaria, sì, e anche un laboratorio con le ragazze. Sì, sì, laboratori di cucina e di cucito. Sono ragazze che poi fanno anche dei lavoretti, fanno tantissimi lavori manuali. Infatti il secondo regalo che oggi abbiamo pensato è il presepe, e sono presepi particolari. Guarda, questa cos'è? È foglia di banano. È foglia di banano con un tessuto meraviglioso. Faccio l'unboxing, come si fa? Sì, devi farlo vedere perché assolutamente è bellissimo. Sono fatti a mano, guardate che meraviglia. Dentro voi trovate ovviamente tutti diversi perché sono fatti singolarmente i personaggi del presepe in foglia di banano lavorati a mano. Ho visto prima, eccolo qua, la mangiatoia. Sì, ma c'è tutto, tutti i particolari che di un bello presepe classico. E questo invece rosso che avevamo già montato, lo vedete qui, coloratissimo, con tutti gli animali, le stoffe anche, quindi un lavoro un pochettino più dettagliato. È sempre lavoro appunto di Vario Mondo, quindi sì, è sempre lavoro Ruanda. Sono nel sud, mi sembra, della sì, Abutale, no? Sì, nel sud. Sono davvero dei progetti molto molto belli. Ma sempre per stare all'interno del discorso del Natale, abbiamo anche i monaci e le monache che hanno prodotto dei regali bellissimi, di cui noi come negozio Pime siamo, come dire, sponsor in un certo qual modo, perché questi prodotti spesso si trovano nei monasteri, poi uno va a casa e non sa dove trovarli. Sì. Invece voi avete fatto la scelta proprio di valorizzare questi... Sì, sì, vogliamo valorizzare questi piccoli monasteri italiani proprio per sostenerli come fanno loro, sostenendoci con questi prodotti. Questo è il monastero di Germagno. Posso aprirlo? Devi aprirlo. Una scatola, molto bella tra l'altro. Sì, eccoci qua. Che meraviglia. Le quattro stagioni, una scatola creata apposta per noi.
La particolarità di questa marmellata è che contiene quasi l'80% di frutta, una cosa rarissima da trovare nelle marmellate in Cioè, commercio. sfidano le leggi della matematica, cioè più frutta Più che frutta zucchero. che Di solito nelle zucchero. marmellate si mette lo zucchero per. Esattamente, Molto bella esattamente. anche la scatola, complimenti. La marmellata sarà buonissima, non l'ho ancora assaggiata. Dai, vieni, ti aspettiamo. Esatto, ma i monasteri in realtà nella nostra top 10 sono presenti con molte altre cose. Sì. Intanto aspetta che metto via questo perché altrimenti non ce la facciamo. Fanno anche la birra, sono Sì. goderecci anche i monaci, perché qui sono trappisti invece, prima Sì, erano, mi i sembra, benedettini. benedettini, Sì. giusto? Questa birra mi dicevi è una novità assoluta anche per il nostro Sì, è negozio. appena arrivata, è la birra dei monaci trappisti, completamente italiana, marchio registrato e marchio famoso delle birre trappiste, difficilissimo da ottenere. E questa birra si è classificata quarta nella classifica mondiale delle birre trappiste. Perché c'è una gara delle birre Eh addirittura. sì, eh Cosa sì. fanno? Bevono e poi Esiste una top ten. il priore dei trappisti dice: questa è la più buona. Sì, è l'unica birra Grandissimi troppo. italiana. Sì. E quindi la potete trovare al Pimex, c'è anche in versione, vedo, più piccola, Sì. per cui. Ma sono fruttate, sono, mi sembra particolari Sì, come. sono comunque con un retrogusto un po' particolare, alcune Certo. addirittura l'eucalipto Quella miseria. all'interno. Sì. E sempre, questo posso raccontarvi la mia esperienza personale, sempre dai monasteri, queste sono le trappiste di Praga, che giuro ci hanno mandato 18 ricette perché noi potessimo testare come dipendenti del PIME quella migliore e alla fine internamente ha vinto questa. Qualche anno fa abbiamo votato questo biscotto che praticamente è un pasticcino, Yes. che abbiamo poi confezionato con una scatola particolare e un nome speciale, li abbiamo chiamati Bis. Bis perché sono doppiamente buoni e per il gusto, tu saprai benissimo perché li hai Già assaggiati, esatti. è perché appunto servono poi per dare una parte del ricavo alle opere dei nostri missionari. Infatti è scritto anche, tra l'altro, sulla confezione proprio, cioè buoni e solidali due volte, fatti a mano dalle monache trappiste, il sapore di un'antica ricetta, sostengono le missioni del PIME nel mondo. Quindi questo è il classico piccolo pensiero, il piccolo regalo che si può fare alla vicina di casa, si può fare all'amica, si può fare Molto appunto gradito, al tra collega, l'altro. perché ha un costo anche molto, Sì, circa 6 euro. 6 euro Sì. questo, e sono i biscotti Bis che sostengono i missionari del PIME. Sempre per stare nella logica, diciamo così, dei regali goderecci, e siamo al sesto regalo, vedo qua una sfilza di cioccolati meravigliosi. Tra l'altro hanno, purtroppo non si Sì, il può, hanno profumo è. un profumo Sì. fortissimo di cioccolato fondente, sembra È bello. cioccolato fondente, sì, perché è cioccolato di Modica, quindi Ah, ecco. l'eccellenza italiana del cioccolato lavorato a freddo, quindi questa è la particolarità. In più, questi sono cioccolati di Don Puglisi, che è il Ok. famoso prete che è stato assassinato Tutta la mafia, dalla mafia, certo. e si trova in una varietà di gusti che vanno dal cioccolato al peperoncino a qualcosa di più raffinato come cioccolato al porto piuttosto che alla birra, quindi ci sono veramente una varietà di gusti Ed è infiniti. molto bello perché la casa Don Puglisi, dove c'è il laboratorio dolciario, è una casa che appunto fa lavorare persone in difficoltà, persone che hanno bisogno di essere reintegrate all'interno della società. Quindi è un laboratorio dolciario che ha una finalità ovviamente Sì, sociale. è il Per motivo per cui cui qui l'abbiamo scelto, ci sono tre sicuramente. eccellenze, potremmo dire. Don Puglisi, la cui storia va assolutamente Sì, conosciuta. Il cioccolato di Modica, che è esatto. un'eccellenza oggettiva dei prodotti lavorati in Italia, e poi appunto questo progetto Caritas che davvero permette attraverso il lavoro di restituire dignità alle Sì. persone. Ma terminate, diciamo, i regali che io ho chiamato goderecci, mi sposterei su quelli legati invece alla bellezza, perché il sapone di Aleppo se ne sente parlare tantissimo in ogni salsa, tra l'altro arrivano anche sui social, il sapone di Aleppo, il sapone di Aleppo. Ma noi all'interno del nostro negozio teniamo un sapone un po' particolare. Il nome dell'ONG francese, che non pronuncio perché lo direi sbagliato, ma la traduzione italiana è bellissima. Gli avventurieri della speranza. Esattamente, Bellissimo. Che cosa fanno questi esattamente. avventurieri della speranza, Questo Anna? è un sapone di Aleppo, vabbè, come potrebbero essere tanti altri, ma in realtà viene prodotto ad Aleppo, anche se in questo periodo hanno dovuto un po' spostare la produzione per via di tutto quello che sta succedendo, Certo. lo sappiamo bene, ma viene prodotto proprio lì, proprio ad Aleppo, e va a sostenere parte del ricavo sulla vendita, la scolarizzazione di
dei bambini siriani e fornisce anche dei medicinali che possono servire per la salute. Vedo che c'è l'alloro all'interno di sì, questo. La particolarità del sapone di Aleppo è che è un sapone altamente emoliente e lenitivo proprio perché contiene oli essenziali di alloro e di olio d'oliva, quindi questa è la caratteristica importante. Noi abbiamo utilizzato oggi Anna Maria anche come modella. Anche come modella, perché la collana, vieni che la vediamo bene, la collana che lei sta portando in realtà è il nostro ottavo regalo. Tra l'altro ha degli orecchini che non sono volutamente in tinta, perché questo è argento, questo sembra dorato, guardate che meraviglia, perché la storia di questi orecchini mi ha emozionato. Mi ha raccontato Anna che un orafo italiano, Gino Brian, aveva adottato un bambino cambogiano. Si è appassionato a questa cultura, si è trasferito in Cambogia e ha trasferito anche la sua arte orafa ai ragazzi cambogiani, sì, i quali lavorano e producono questi gioielli meravigliosi che addirittura, perché si chiamano gioielli della speranza? Beh, vengono praticamente creati con il recupero dell'ottone delle mine antiuomo. Cioè, una roba pazzesca. Quindi da qualcosa di così negativo e terribile nasce qualcosa invece di bello. Un oggetto d'amore. Sì. Pensate, una mina antiuomo che diventa una collana, cioè una cosa bellissima. Sì. Una cosa questo mi ha veramente colpito. Anche la creatività, il gesto simbolico, cioè sì, una mina, strumento di morte, domani diventa il gesto più bello, sì, il regalo più bello. Questo è veramente. E tra l'altro hanno dei costi anche abbordabili. Sì, una collana partiamo da 15 euro a un massimo di 25, quindi... Quindi sì, sì, sono cifre per questo tipo di prodotti comunque molto accessibili, sì, mentre in Cambogia questi soldi hanno un valore... Beh sì, certo, in Cambogia 25 euro sì, sì, valgono, valgono sicuramente molto molto di più. Sempre nell'eccellenza appunto della bellezza abbiamo anche dei prodotti che hanno vinto dei premi, perché queste pantofole molto creative di jeans sì, hanno una storia, è un esempio di economia circolare originalissima. Sì, allora da noi sono arrivati tramite Arche, questa cooperativa qui che opera nel milanese, e hanno praticamente utilizzato i jeans che sono stati raccolti da una campagna Levi's per stimolare proprio l'economia circolare. Levi's poi le dona a delle associazioni che vogliono appunto utilizzarlo per la creazione di abiti sociali, quindi le famose sartorie. Quindi, se ho ben inteso, Levi's scarta del materiale. Sì, scarta del materiale, ma... Che però viene recuperato, esatto, dalle cooperative. Dalle cooperative, assolutamente. E poi questa cooperativa di Quarto Giaro, vicino a Milano, sì, questa sartoria sociale, sì, ha indetto un concorso. Sì, con lo IED, l'Istituto Europeo di Design qui a Milano. Ha coinvolto questi studenti, la loro creatività, per fare in modo di creare una linea un po' particolare, anche per favorire poi la raccolta di fondi. Certo, e hanno vinto questi. Hanno vinto questi, ah, sì, è una ragazza. Che meraviglia. Però io so che tu in negozio hai anche borse, hai anche vestiti. Sì, dei kimoni, sono tutte cose anche un po'... Kimoni? Sì, questa è una linea un po' particolare, sì, particolare, tutto in jeans, sì, sì. Che meraviglia. Quindi è un esempio di recupero di materiali che sarebbero andati diversamente perduti, sì, ma anche di sinergia tra il mondo profit, in questo caso Levi's, e il mondo appunto del sociale, con sì, la sartoria sociale, con Quarto Giaro, che è un quartiere appunto di Milano dove ci sono delle periferie anche di difficili, insomma, di... Molto. E quindi, insomma, è un progetto molto creativo, ma anche molto solidale. Sì. Ecco, per cui davvero molto molto bello, e questo era il nono regalo. Per il decimo, invece, regalo, ovviamente ogni regalo avete visto, in realtà è un gruppo di regali, abbiamo pensato a dei libri, perché non è possibile fare il Natale senza un buon libro. Certo. Per i ragazzi, piuttosto che per... Una buona lettura. Esatto, per coloro che amano il libro erudito, piuttosto che... Ma... Noi abbiamo nel nostro negozio Pime due maestri librai, che sono Matteo e Samuele. Sì. È stato difficilissimo convincerli a venire a fare questo video, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi salutiamo con un grande applauso da casa il nostro collega Samuele, che sta giungendo a noi. Ciao. Buon... Sam, mettiti in mezzo, ti liberiamo il campo, aspetta. Sì. Ti liberiamo il campo, se no... Tu hai dovuto fare una selezione tra i tuoi 1000 libri. Molto, diciamo molto... che abbiamo il pretesto della Cina, visto che si è concluso l'anno sulla Cina, esatto, presentiamo questo di Aboca, che è La nuova natura, o meglio Flora Sinensis, flora della Cina,
è un libro in copia anastatica dei frutti. Che meraviglia, lo faccio vedere. È uno spettacolo. Che lo faccio il valletto e lo faccio vedere. Cosa sono? Stampe? Stampe anastatiche. La stampa una volta aveva una tiratura limitata e dunque si consumava la matrice, e per cui poche sono le copie, tra cui questa è nel Castello Sforzesco di Milano. Ma chi ha fatto questo libro? Abuca, che è uno specialista. Ah no, tu dici l'autore. Pardon, Michael Bion. Che era un gesuita. Un gesuita, missionario. Quindi, il missionario che si innamora nel 1600 della flora e della fauna. Esatto. Che meraviglia, che mano anche. Ma i gesuiti hanno fatto anche, noi nel nostro museo abbiamo un atlante, sempre di Martini, anche lui. Era cartografo anche lui. Questo è un libro molto molto particolare, certo. Un po' per esperti anche, vorrei dire, per appassionati, sì. Perché sono due, perché qui c'è il libro, quella è la fotocopia anastatica e qui praticamente viene allegato tutta la spiegazione e la storia a riguardo, che si chiama Una nuova natura. Il gesuita Michael Boyne nella Cina del 600. Quindi è una cosa veramente rara, questa. Missionario, anche se non è del PIM, è sempre missionario. Sì, è sempre missionario, è. La seconda proposta. Questo è fantastico. Questo me lo devi regalare. Questo è fantastico. Sì, è bellissimo. I nostri missionari, l'Amazzonia, l'hanno girata per il lungo e per largo. Abbiamo delle storie bellissime. Beh, qui è Salgado. Fotografia bianco e nero, spettacolo. Il nostro tecnico ci dice che i ritocchi del bianco sono stati fatti. Jacopo l'ha detto. Sì, Jacopo. Sì. Voi non vedete mai al tappeto volante Jacopo, che è il nostro tecnico, tutto fare, fa il suono, fa le luci, fa tutto. Quando ha visto questa opera monumentale di Salgado, ha detto: Salgado ritoccava il bianco anche. Con il pennello addirittura per fare, sì, queste foto rende autentica e unica la sua fotografia. Non ci sono parole, è solo da vedere. Poi ne ha fatto un altro di recente sui bambini del mondo. Che cosa è molto bello. Un 100 e qui siamo euro, sui 100 euro. Sì, 100 euro. E Tusken, che è il sì, top. Che comunque è pochissimo per raccolta di foto di Salgado di questo livello. Veramente, questo è un grande regalo. È un grande regalo che potete trovare nel nostro negozio. Tra l'altro suggerisco anche, non so se l'hai visto Sam, Il sale della terra, che è il documentario, sì, che è stato fatto sulla vita di Salgado, bellissimo, sì. L'hanno visto anche le mie figlie, mia moglie, tutti qua, sono rimasti, certo, a bocca aperta. Molto, non ricordo più, su Netflix non c'è, mi sembra che noi l'abbiamo trovato su YouTube, sì, però se lo cercate in rete lo trovate, che lui racconta la sua vita di la sua vita di fotografo, ma è molto di più di un fotografo Salgado, perché è un uomo che ha vissuto profondamente il rapporto con la fotografia. È uno strumento per conoscere il mondo, per conoscere i popoli e le culture, quindi è una cosa veramente meravigliosa. In un'istantanea racconta i sentimenti, le passioni che attraversano quei luoghi. Sì, sì, no, ci sono parole. Questo è un grande regalo. Questo è come un nella regalo. Pittura, del resto. Passiamo all'altra proposta. Questo è un libro particolarissimo, prodotto da Ippocampo. 100 vedute di luoghi celebri di Edo. Edo. È Tokyo. Tokyo, il nome vecchio della città di Tokyo, e viene presentato questo libro che praticamente anche questo è un'opera d'arte, perché viene stampato nello stesso modo in cui i giapponesi leggono. Che meraviglia. Meraviglia, sì. Ecco. Guarda Anna che roba. Sì. Ma sono tutti disegni. Sono tutti disegni, sono la bellezza di 160 riproduzioni dei luoghi più caratteristici di Tokyo o di Edo, come diciamo, e sono 118 stampe. Aspetta. Praticamente l'ultima opera conclusa è una fisarmonica. È una fisarmonica. Sì, è una fisarmonica. Ma è lunghissima. E si possono anche staccare o uno le deve... Allora, staccare ti piangerebbe il cuore. Certo. E da sfogliare sotto... È un racconto. Sì. Passano le stagioni dei luoghi più belli di Tokyo, insomma. Ah, sono le quattro stagioni. Sono le stagioni, sì, vengono raccontate le stagioni con i colori e con i disegni tipici del Giappone. Che meraviglia. E poi c'è un librettino interno che sarà che praticamente di ogni quadro spiega il motivo, il luogo e la descrizione. Meraviglia. Questa è una piccola chicca. Questa è una chicca. Ippocampo, no, allora, in questo sul Giappone, ma fa anche dei grandi pittori. Ah, ok, sempre con questo stile. Questo stile, sì, che è un bellissimo, po' veramente. Almanacco. Costo di questo mi sa caro. Questo no, dovremmo essere intorno ai 50 euro. Ah, adesso credevo. Mi cogliete un po' impreparato sui prezzi, perché su queste cose comunque poi in io caricherei di più. Cioè l'opera d'arte non ha mai valore. Comunque in descrizione poi trovano il link, trovano tutto, quindi non c'è problema.
passiamo degli ultimi, ma non è l'ultimo, passiamo ai bambini, perché i bambini sono il nostro futuro. Ippocampo, sempre lo stesso editore, pubblica questo Libro del Tempo. È un libro favoloso perché ci inoltra su tutte le dimensioni del tempo, dal battito del cuore, poi adesso non so se dalle immagini si possono vedere, il cuore batte. Ah, è tridimensionale. Sì, nonostante sia di carta è tridimensionale. Esatto. Che meraviglia. Al di là dei nostri tablet e dei nostri computer, l'età della vita, e qui scorrono intorno alla ruota, e poi abbiamo tutti l'età delle vite, l'età delle generazioni, quindi l'albero della vita, il tempo della storia, con tutta la cronologia. Che meraviglia. Sì, sì, è spettacolo. Abbiamo il tempo. Aspetta che lo ricevo, scusami, il tempo della terra, il giorno e la notte. Che bellissimo. Quindi il tema del tempo. Questo, che non il tempo, mai come è nato la misurazione anche del tempo. Tu sapevi, per esempio, adesso qui questi sono i calendari, come è nato la puntualità? No, e la necessità dei treni. Cioè tu dovevi prendere il treno, doveva essere puntuale, perché il tempo l'avevano capito tutti con le meridiane, certo. Però da sud a nord i tempi cambiano anche solo di mezz'ora. Invece con l'evento della meccanica e dell'orologio e poi con la necessità di prendere la coincidenza, il treno parte e arriva. Quindi l'idea della puntualità. Esatto. Poi dopo, al giorno d'oggi, non ce la facciamo, però loro ce lo spiegano. E questi erano i libri, erano il decimo, però qualche romanzo da leggere sotto l'albero. Sì, allora, le ultime tre cose, ma questa è compresa, una lettura estiva, a me piace scovare qualche autore non dei più rinomati. Ah, tu hai fatto la lettura estiva, perché siamo a Natale qua. Sì, no, nella mia lettura estiva mi cimento un po' in autori che sono sconosciuti, e ho scoperto questo autore, Franco Faggiani, che pubblica per Fazi, ha fatto diverse pubblicazioni, e lui, amante della montagna, i suoi racconti partono sempre da quel contesto e soprattutto delle relazioni. È un uomo di grande respiro di relazioni. E niente, qui l'ultimo che è uscito, vi propongo, che è Tutto il cielo che serve, racconta di Amatrice, racconta di questa donna che è vigile del fuoco, che si trova per sbaglio nella situazione della catastrofe, e racconta dei sentimenti, delle avventure e soprattutto del paesaggio italiano. E l'altro è Non esistono posti lontani, è sulla Seconda Guerra Mondiale, e racconta brevissimamente di un archeologo che deve, come dire, riservare, controllare le opere d'arte che vengono portate all'estero dai tedeschi, e qui c'è tutta la vicenda di amicizia tra un altro, un ragazzo che non vi racconto tutto, venite, io mi faccio prendere, poi non lo leggete più. E La manutenzione dei sensi io l'ho sempre proposto come libro sulla paternità, è un racconto che si presta molto anche con la figura di San Giuseppe, che è stato, si conclude quest'anno l'anno di Giuseppe, io lo proponevo come lettura laica. Invece, per chiudere il tutto, non poteva mancare un libro religioso. Grande Ravasi, Ravasi, Biografia di Gesù, cardinale, lo conosciamo, questo è appena uscito, è stato presentato a Book City, che si è concluso domenica, è una figura sulla vita di Gesù molto particolare, molto attenta, come sappiamo dalla sua grande immensa cultura. E niente, vi aspettiamo. Ma noi vorremmo che Ravasi venga al PIMI a presentare questo libro. Anzi, facciamo un invito, se mai vedrà questo video, non lo vedrà mai, ma se dovesse vederlo, noi lo invitiamo volentieri, lo aspettiamo al PIMI. Ai tempi era già stato, e magari ritorni. L'avventura positiva c'è stata, quindi lo aspettiamo. 10 scelte straordinarie. Io vi ringrazio. Grazie, ringrazio gli amici del Tappeto Volante. Grazie. Ovviamente grazie. Potete venire nel negozio fisico, perché il negozio è aperto tutti i giorni, Anna. Sì, tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 10:15 in orario continuato fino alle 19. Ovviamente in descrizione trovate tutti questi regali, e poi vi metterò anche il catalogo, che è molto più ricco di quello che abbiamo presentato oggi. Tutto ciò che noi raccogliamo, i margini di questa vendita, ovviamente, come ha detto all'inizio Anna, vanno a sostenere le opere di missione del PIME, ma in realtà anche di tante altre realtà, alcune ve le abbiamo raccontate oggi, che stanno dietro il processo, la filiera produttiva di questi regali, quindi sono, come abbiamo detto all'inizio, dei regali che fanno veramente bene a tutti. Io vi ringrazio,
Vi saluto, vi invito, come dico ad ogni puntata, a iscrivervi al canale, perché in questo modo possiamo rimanere in contatto, e vi do appuntamento alla prossima settimana.